Ciao, sono Alessio, ho 16 anni e 2 anni fa ero una donna. Alessio, all'età di 14 anni, ha cominciato la transizione con l'aiuto della sua famiglia per vivere in un corpo nuovo. Più o meno verso i 9 anni avevo visto questo programma su un ragazzo che prima era una ragazza. E da quel giorno ho iniziato a guardare tipo video su YouTube, cose così, e da quel giorno cioè, ho capito che anch'io ero così e ho aspettato più o meno 3 anni a dirlo a mia mamma e a mio papà e a 14 anni ho iniziato la terapia ormonale e a 15 ho fatto l'intervento di mastectomia per togliere il seno. E ora sto aspettando l'udienza per cambiare i documenti. Alla fine, a parte un po' di pelo, non è cambiato quello che era. L'anima è sempre quella, anzi, con un po' più di serenità. E sereno lui, serena io, sereni tutti, dai. Abbiamo riunito un attimino tutti quando la situazione ormai era chiara, cioè era questa la sua strada. E niente, abbiamo riunito i parenti, gli abbiamo detto: Ale, inizierà un percorso di transizione. E quindi a breve, con calma, ma diventerà piano piano sempre più un uomo fisicamente perché assumerà degli ormoni. Il cambio di sesso non gli ha impedito di continuare a vivere tranquillamente la sua vita senza ostacoli. La sera piangevo nel letto quando ancora nessuno lo sapeva, però i miei l'hanno presa benissimo e mi hanno aiutato fin da subito. La mia vita era più o meno uguale, cioè non è cambiato praticamente niente. Sono solo più tranquillo con gli altri. Le mie compagne di classe hanno capito subito e hanno iniziato subito a chiamarmi il maschile, quindi sono stati tutti comprensivi. I miei fratelli, anche se sono abbastanza piccoli, l'hanno capito subito e accettato. Ma devo dire che grossi problemi fortunatamente non ne abbiamo avuti, né a livello familiare né a livello sociale. A scuola l'hanno accettato bene, lo chiamano, cioè lui vive ormai da 1 anno e mezzo come Alessio per tutti. Senti sicuramente più tranquillo perché hai il corpo che diciamo rispecchia quello che senti di essere, quindi gli altri ti vedono più tranquillo. Aiutandolo nel percorso, la madre di Alessio ha incontrato il suo compagno, anche lui transgender. E oltre ad avere mio figlio, accettare la transizione di mio figlio, insomma, alla fine anche il mio compagno è transessuale, anche lui ovviamente da donna a uomo. Nessuno se lo immaginava, non l'avrei neanche pensato io, anche perché ha qualche annetto anche meno di me, ma comunque poco importa. E anche lui sta facendo un percorso ormonale, un percorso a livello giuridico per cambiare sesso. È nato tutto da un ti posso parlare, come funziona la transizione. Ah, va bene, prendiamoci l'aperitivo. Sono 7 mesi che siamo insieme. Ai ragazzi che non hanno avuto il coraggio di dirlo agli altri, cioè, devono riuscire a trovarlo questo coraggio perché il mondo non è così chiuso come tutti pensano. So che fa paura questa cosa, è una cosa che un po' può spaventare e un po' destabilizzare, però stateli sempre vicino perché col vostro aiuto possono riuscire ad arrivare alla loro serenità, soprattutto se sono piccoli. Minorenni, perché dovete esserci al 100%, proprio fisicamente e legalmente. Quindi ecco, vedete, Ale è sempre quello che era prima. Quindi davvero, col vostro supporto le cose andranno sicuramente meglio. Bacio a noi Confermiamo. e bacio a loro, baciamo a tutti.